su parti senza frizione, tu la vai a lavorare sulla leva, abbiamo una bobina questa, che cosa fa? Legge il movimento della leva, automaticamente funziona sia in entrata che in scalata, girando su. Allora, gas spalancato, quindi aumentando la marcia, toglie quel millesimo di secondo. Diciamo senza problemi. In scalata, i contatti, mi raccomando, perché lavora col gas. Aspetta, se si mette in moto. È un po' strana. Bene, bene. Quante robe ha? Troppi comandi. Ah, boh, sì. Okay. Oh. Stranissima sta moto, cazzo. Perché il dietro non frena la Madonna? O è pesante o non frena. Che razza di motore che ha! Madonna! Ha una schiena spettacolare! Il bicilindrico! Ma sei in controllo? Madonna! Che moto! Spettacolo! Di motore gli ha messo. Mamma mia. Razza di motore ha sta moto? Non l'ho mai guidata. Ah, pensavo avesse i controlli elettronici, sì, che la fermano. Non pensavo si alzasse. Ho vista paura, eh. Yes, credo. Aia. Meno male che è un po' che vieni in moto con me. Sì, ho capito, ma non è una moto che si fa tutti i giorni, la prima volta che la guidi, ma è Mona. Ma non faccio il Mona, ma pensavo avessi i controlli, mo. Ciao. Bella, bella però. Tanto, oh. Bella è bella. Sai già che noleggerò questa, vero? Durante l'estate. Ovvio, è un 1200, un 1300, sì.
Ma la posizione è strana. Ecco, qua non penso sia il massimo. Mantieni 2000. Strano. Dunque, abbiamo capito che Borbotta a 2000 giri non è il suo. Non ne ha tantissimi in alto. Saluta, saluta, saluta. Ha un quick shift che però non mi sembra velocissimo. 4000-5000 giri, ha una schiena spettacolare questa moto. Ha un motore esagerato. Mamma mia che schiena! Che schiena, ragazzi! Buoni freni, ma la massa c'è e si sente. Ecco, se la mia zavorrina non mi dà le testate sul casco, per fortuna non ho lo Shuai. Borbotta, 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 3000 giri Borbotta. Quick shift in scalata, gas chiuso. No, entra bene, però sembra un po' lento, mi sembra. Ciao, ciao, ciao. Sono allibito da questa moto. Ha un range ristretto di giri. Un cinghiale di moto così che si lancia di gas in seconda o in terza. Mamma mia! Borgo Panigale, hanno battuto la testa. Tac! No, non si guida a ginocchio, no, no, no. Non si lascia guidare come una stradale, decisamente. E niente, non è una moto da curve, o perlomeno non si guida a ginocchio fuori. Devo capire come cavolo si guida sta moto. Ah, oh, sì, inizia a prendere confidenza col quick shift di questa Duca. Ridendo e scherzando, siamo alla tisana. Abbiamo fatto la stradina per dietro sull'argine, quella che solitamente in macchina si fa per tagliare la coda che sale da Lignano la domenica pomeriggio. Eh sì, a 5000 il picco, a 5000. 5000 il picco della coppia. Dentro tutti. Si gira. È proprio agilissima. Pronti via, ripartiamo per Lignano. Rifacciamo la strada al contrario. Adesso guido con un po' più di decenza, perché pensavo fosse più corto il demo ride, quindi di aver poco tempo per capire la moto. Invece no, invece una buona, sicuramente sono buoni 20 minuti, mezz'ora. Sorriso stampato in faccia per questo incredibile motore. Che cosa ha fatto Ducati qua? Bello anche il display
con tutte le informazioni necessarie, leggibilissimo in pieno sole come adesso, sfondo bianco, state nere, le spie essenziali sopra manubrio, marchio Ducati ovunque ovviamente. Convince il comportamento in curva, sarà la posizione, sarà che non sono capace io di guidarla, però è molto molto strano, non capisco se devo buttare giù la moto o buttare il peso. Probabilmente quella gommona che hanno messo sul posteriore fa un po' di difficoltà alle pieghe, veramente gigante. Full gas in terza, no, in terza non si alza per fortuna. Penso di avere ancora la zavorrina attaccata dietro. Fianchi larghi ma molto stretta tra le gambe, essendo un bicilindrico, che le fa tenere in posizione perfetta. Non eccessivamente avanzati, io sono alto 1,80 m. Tutto sommato direi che potrebbe essere quasi comoda, a parte la posizione da chopper a cui non sono abituato. La zavorrina non so come se la passa, non mi sembra abbia una grande sella. Lasciatela a casa se non volete perderla per strada. Il freno dietro invece non c'è, non lo sento. È come non ci fosse. Come non avercelo, proprio pinzi e non lo senti. Questo mi turba un po' perché sono abituato ad usarlo per abbassare la moto in ingresso curva e per curare le traiettorie. Quindi non avere il freno dietro un po' mi destabilizza. La sto provando alla cieca senza conoscere le caratteristiche tecniche, ma mi ha impressionato. Prometto che dopo le vado a vedere perché voglio vedere quanta cazzo di coppia ha questa moto. Anche in prima scala. Aia, un po' duretta, l'ha cambiata tra prima e seconda. Anche sì, decisamente leva un po' duretta con questo quick shift. Sì, tieniti. Che l'ho ancora. No, ancora due aperte. Sì, mo. Ma tu sei comoda lì? Abbastanza? Mamma mia, senti qua. Leggermente. Azione morbidissima, però appena stacca il motore borbotta, non gradisce proprio il traffico secondo me, per fermate, ripartenze continue, proprio da evitare. Sta iniziando a piacermi il Desmo, rischio di diventarmi impallinato. Ok, ho preso il limitatore di seconda. Che moto! Stiamo rientrando, mi dispiace doverla lasciare giù perché è veramente atomica. Vediamo se riusciamo a fare un giro con qualche altro modello di qualche altra casa, perché
parcheggiamo.